Ciao a tutti, io sono Andrea per gli amici Criminal e questo è il mio canale. Oggi, come leggete nel video, siamo al sesto episodio dedicato al vlog sulla mia isola pirata Lego. Quindi andiamo oggi a vedere delle evoluzioni. Vi presenterò un mini tutorial su come realizzare dei lampioni. Vedremo un nuovo edificio che va ad aggiungersi a quelli già presenti sull'isola. E inoltre, cosa molto importante, andremo a popolare densamente la nostra isoletta con un sacco di minifigure nuove. Ma ora, bando alle ciance, partiamo subito con il video tutorial. Partiamo subito con la presentazione del primo lavoro che andremo a vedere questa settimana, ovvero questa piccolissima casetta che avevo annunciato avrei costruito per andare a riempire uno spazio che non mi piaceva troppo posteriore all'edificio bianco. Ho fatto una cosa semplicissima con questo bellissimo verde molto brillante ricevuto con l'unboxing che abbiamo visto nella scorsa settimana. Oltretutto la casa è non l'ho nemmeno completata perché tanto qua ci sarà la parete dell'abitazione che vuole andare appunto a coprire. Quindi veramente semplicissimo, pochi pezzi, colori efficaci che danno nell'occhio. Nulla da dichiarare, era giusto per farvi vedere il primo lavoro che ho fatto per andare ad ampliare l'isola questa settimana. Vediamo un po' di minifigure che sono andato ad assemblare per popolare l'isola. Ovviamente abbiamo dei pirati ma anche dei semplici cittadini, quindi ve li mostro un po' velocemente. Ho passato la settimana ad assemblare omini tra pezzi nuovi e pezzi vecchi degli anni 80. Abbiamo tirato fuori un po' di personaggi che andranno a popolare il diorama, come questo cantante heavy metal. Ho variato molto lo stile dei personaggi. Ecco, questo sarà un castaway che andrà sullo scoglio che ho realizzato nell'ultimo video. Quindi sarà un superstite sullo scoglio. Ho anche dei personaggi femminili, ne ho pochi. Poi ho messo insieme anche questi che erano di una serie di collezionabili, due forzuti che andranno un po' ad animare l'isola. E poi ho realizzato questo incantatore di serpenti, adesso così si vede male,
In più ho assemblato qualche bancarella per il mercato, ho fatto un po' di accessori per andare a riempire le bancarelle, ok, un po' di ortaggi e questa direi che ora possiamo salire e andare a posizionare un po' tutti i vari personaggi per popolare veramente bene l'isola, così vediamo come si presenta il tutto. E rieccoci qui, ho nuovamente modificato l'isola, sono andato a posizionare la nuova casettina per riempire un po' questo spazio vuoto, più che altro nascondere il retro della casetta bianca che non mi piaceva. E questa è la panoramica generale degli edifici. Ci sono all'incirca 50 minifigure. Adesso, senza distruggere tutto, cerco di avvicinarmi il più possibile. Qui manca ancora il pesce nella bancarella. Ho messo solo quelli appesi. La vista aerea. È tutta un'altra cosa ora che è piena di personaggi. Cosa ne dite? Cosa ve ne sembra? Ci siamo? Ricapitolando, casettina nuova che dà un punto di colore, mega affollamento sull'isola. Il prossimo lavoro da fare è migliorare un pochino la situazione sabbia. Andrò ad aggiungere dei pezzi per migliorare un po' l'effetto sabbia, l'effetto dune. E aggiungerò anche un pochino di vegetazione qua e là. Comunque a grandi linee ci siamo, ragazzi, il lavoro è sempre più completo, manca ancora da pavimentare questo pezzo di spiaggia sul pontile e dopo aver fatto quel lavoro, come mi è stato suggerito, ampliare leggermente il pontile. Penso che andrò a creare un altro pezzetto qua. Il problema potrebbe essere il fatto che siamo proprio al limite delle basi, perché in questo verso, quando andrò ad esporlo, aggiungerò una striscia di basi, forse anche doppia, quindi altre due basi vuote su cui poter mettere anche una nave che ancora non vi ho fatto vedere. Eccola lì, vicino alla barracuda. E quindi qua ci sarà ormeggiata una nave militare. Da questa parte, adesso vedete quella nave lì, ma ci sarà la barracuda, arriverà il galeone dei pirati ad attaccare il fortino, quindi sarà molto più grosso di come lo vedete, ma per ovvi motivi di spazio è inutile che io adesso vada a mettere il diorama per terra per ampliare solo con basi vuote. Purtroppo lo vedrò ultimato e completo solamente nel momento in cui andrò ad esporlo, perché lo spazio è quel che è qua. Però il grosso del lavoro è fatto, dai. Rimangono solo alcuni dettagli da aggiungere. Siamo giunti al termine anche di questo sesto episodio. Grazie di essere arrivato fino a qui. Grazie di aver visionato il video. Io ti invito a lasciare un commento, un pollice su, iscriverti al canale se fosse la prima volta che passi di qui e il contenuto ti è piaciuto. Siamo quasi alla fine del progetto, come avete visto ormai siamo veramente a buon punto, mi mancano poche cose, infatti credo che al massimo ancora un paio di video, vlog dedicato all'isola e
andremo a chiudere questa serie. Passeremo ovviamente a fare altro. Io sono molto soddisfatto del lavoro che ho fatto finora, ma cosa più importante è ricevere il feedback di chi lo vede questo lavoro. Quindi io veramente ti ringrazio se lascerai un commento, perché per me è molto importante avere un'opinione del pubblico, visto che questo lavoro lo sto facendo sì per me, ma anche per andarlo a esporre. Quindi sapere già cosa ne pensa il pubblico per me sarà molto molto utile. Grazie davvero di essere arrivato fin qui. Come dicevo, siamo quasi alla fine. Se hai domande però scrivimele. Io in futuro penso che farò un Q&A, perché ho ricevuto poche ma buone domande nei video precedenti, quindi mi piacerebbe raccoglierle tutte in un unico video e dare una risposta un po' più dettagliata a tutti. E niente, mi sto divertendo. Io fin quando riceverò anche solo 20 visualizzazioni continuerò a far video. Il canale sta andando malissimo, molto peggio di quello che pensassi, ma la cosa non mi sconforta minimamente. Fin quando mi diverto e mi rilassa fare questa cosa, la farò volentieri, perché anche solo veramente 20 visualizzazioni per me sono sufficienti. Sapere che qualcuno lo guarda e siano anche solo 20 persone per me è sufficiente. Comunque, se riuscissimo a crescere ne sarei solo contento, come chiunque intraprende la carriera di YouTuber, anche se questa parola non mi è mai piaciuta. E niente, vabbè, stiamo divagando, grazie davvero di essere arrivato fino qui, lascia un mi piace se ti è piaciuto e al prossimo video. Ciao!